Tamburrini, vicario episcopale della diocesi di Sora, responsabile per la costruenda chiesa di Cassino, che segue da anni l'operato del maestro Ucchino, a cominciare dai bozzetti, passando per l'approvazione della CEI fino ad oggi. Porto i saluti alle autorità civili e religiose, a tutti voi, del Vescovo Gerardo Antonazzo, ma anche della comunità parrocchiale della Sacra Famiglia, che poi si fermerà a pregare davanti a questo crocifisso. Tutto quello che è stato detto nel documentario, che hanno detto gli illustri ospiti che hanno parlato prima di me, è tutto vero e non c'è nulla da aggiungere. Dico soltanto che quando nel 2009-2010 alle 6 del mattino mi telefonò il Vescovo e mi disse, io stavo ancora a dormire perché alle 6 generalmente si dorme ancora, mi disse, senti, devi prendere contatto con Nino Ucchino, Sicilia, Arte. Già ho capito niente, mi ricordavo solo Ucchino, Sicilia e Arte. Quindi mi sono messo a trovare un attimino chi era sto tizio e poi è andata avanti la ricerca, abbiamo preso contatto e quando siamo scesi per la prima volta a Savoca per vedere di quagliare la committenza ma anche per vedere la fattibilità dell'opera, scendendo in macchina insieme con l'economo e con il tecnico della diocesi, avevamo un'unica perplessità, cioè quella di riuscire a coniugare l'acciaio lavorato, lo stile nuovo, con un segno che fosse immediatamente riconducibile a quella bellezza che salva il mondo. Cioè, detto in parole povere, io dicevo al vescovo, sì eccellenza, la strada è buonissima, ma bisogna comunque permettere alla vecchietta che entra che riconosce che quello è Gesù Cristo. Io domani tornerò, vabbè, siamo stati convinti non dalle parole, ma perché il maestro Nino Ucchino, appena arrivati, che era mezzogiorno, ci preparò la pasta alla norma e quindi abbiamo detto assolutamente bisogna commissionargli l'opera. Ma domani tornerò dal Vescovo e gli dirò, eccellenza, due mani si sono congiunte, si sono segnate con il segno della croce e hanno pregato, l'obiettivo è raggiunto, la bellezza salva il mondo. Grazie maestro. Grazie e saluti ai nostri ospiti, prego. Sì, grazie.